la casa del cinema, ancora rosico, rosico forte. Mi ha detto papà, mi porti a comprare un par di scarpe a Via Veneto. Capirà a me se è allargato il cuore, io e mio figlio a Via Veneto, vai chi m'ha guardato. Guardate un po' che carino con l'ombrello. Oggi piove, ma stoicamente andiamo a trovare un personaggio particolare. Lo andiamo a trovare in un contesto particolare, e dentro Villa Borghese. Noi a Villa Borghese ci eravamo già andati, eh? Basta scorrere un po' i video sotto. E se vi ricordate, mi ero fatto un giro in Risciò ed ero andato a vedere una mostra fotografica dedicata a Pasolini. Per arrivare facciamo Io Veneto. La via della dolce vita, non vi annoierò sulla dolce vita, c'è una letteratura infinita, immensa, ma qualche curiosità la tiriamo fuori. E piove ancora. La Fontana delle Api, subito così, la Fontana delle Api di Bernini, come del resto sua è anche la Fontana del Tritone, proprio qui alle spalle, delle Api, perché era lo stemma araldico del Papa. La Chiesa dei Cappuccini, anche molto bella da vedere dentro, con un ossario meraviglioso. Ingrid Bergman entra in Europa 51 di Roberto Rossellini, la trilogia della solitudine. Diciamo, questo è il primo segmento arrivando da Piazza Barberini. Eppure a Piazza Barberini c'eravamo stati, andate un po' a guardare sempre i video, troverete un altro contenuto da queste parti. Il primo segmento, se vogliamo, di Via Veneto, che sta vivendo un processo di riqualificazione dopo anni un po' bui, un po' tristi. Laggiù c'è l'ambasciata americana, adesso saliamo. Nota a margine, a Via Veneto, ai noi, c'è anche l'Hard Rock Café. Ci avviciniamo alla parte che ci interessa di più, ecco l'Hotel Excelsior, costruito nel 1906, quando già il quartiere Ludovisi, da una villa nobiliare, Villa Ludovisi, cambia totalmente, il piano regolatore stravolge tutto, dove c'erano vigne, dove c'erano boschetti, terra battuta, le trattorie che vendevano il vino dei castelli, campi da bocce, diventa il quartiere dei nuovi ricchi. E appena subito ci giriamo, l'edicola del Conte Max, meraviglia delle meraviglie, e accanto la targa dedicata a Federico Fellini, che ricorda un'epopea straordinaria. Edicola, tra l'altro, che si vede anche nella Cuccagna di Luciano Salce. Qui c'era il Café de Paris, che apre nel 1957. Purtroppo, dicevamo, una strada adesso in condizioni abbastanza preoccupanti. Questo è ciò che rimane dello storico Café de Paris, ormai in pieno disuso. Di fronte il Café Donné, che invece apriva 10 anni prima, nel 1947. Siamo negli ultimi 200 metri verso Porta Pinciana, il cuore della dolce vita, la storia dell'Italia del dopoguerra viene fatta in questi 200 metri qua. Quelli che vi sto raccontando. Proseguiamo ancora più avanti. Quella che per molti veniva chiamata la spiaggia di Via Veneto, i bar erano ormai diventati una sorta di passerella salotto, e qui, guardate un po', qui c'è lo storico Forno Palombi, storico perché faceva croissant e pizzette salate, il 124. Signori e signori, qui c'era la libreria Rossetti. La libreria Rossetti, accanto il Caffè Rosati, qui dove adesso c'è questo negozio d'abbigliamento. Che meraviglia, la libreria Rossetti è stata il fulcro veramente della cultura italiana. Qui è passato Flaiano, Cardarelli, che stava sempre al Bar Donné, Night Club, Jackie O, 84, Capriccio, Number One, è incredibile veramente. Adesso andiamo avanti, perché giù in fondo c'è l'Harry's Bar, dove si poteva anche incontrare Frank Sinatra, che intratteneva i clienti. Si chiamava Golden Gate, l'Harry's Bar, che resiste ancora oggi. Le foto che vedete fuori in queste bacheche sono di Rino Barillari, che non ha bisogno di presentazioni, uno dei più celebri e famosi paparazzi
della storia, insieme senza dubbio a Tazio Secchiaroli, Harry's Bar, che appunto di fatto finiva questa sequenza di posti incredibili. Siamo ormai alle soglie di Porta Pinciana, ancora foto, vedete, ricordi un po' sbiaditi del tempo che fu, e fra un attimo ci giriamo perché siamo al largo Federico Fellini, che è il largo addosso, eccola qua, a Porta Pinciana. Oh, ricordatevi che la Dolce Vita, le scene su Via Veneto, Fellini le ha girate a Cinecittà in questa sua proposizione metafisica della realtà, eh. Dunque, dopo questo viaggio in mezzo alla Dolce Vita di Via Veneto, un luogo immortale, anche se oggi abbiamo visto, insomma, leggermente decaduto, ma il fascino rimane, andiamo verso Villa Borghese a scoprire chi incontrare. Siamo per andare a Villa Borghese, ma giusto per la crona, per concludere, diciamo che il mondo dei paparazzi indica una data precisa della nascita della Dolce Vita tra il 14 e il 15 agosto del 58, pochi mesi prima che Fellini inizi a girare il suo film celebre, è la notte di Tazio Secchiaroli. È quando le prende in una notte per tre volte dal re Farouk, da Anthony Franciosa e dal marito della Egbert. Quanto è bella Villa Borghese in una giornata così cupa, plumbea. Oggi è la puntata dell'ombrellino. La casa del cinema, qui c'eravamo già stati, ricordatevelo, andate a vedere. Adesso andiamo a scoprire. Si potrà entrare? Che c'è là dentro? Siamo dentro, ma possiamo vedere solo questo, poi vi spiego perché fuori. Questo è il poster di Come eravamo, film meraviglioso con Robert Redford. Guardate che belle queste foto. Principe delle Maree, Yentl. È un peccato che non si può salire nella sala principale, ma possiamo vedere solo queste cose, come questa copertina storica di epoca, i suoi dischi. Barbara Streisand ha compiuto 80 anni, viene celebrata così. Guardate qua, questa è un'altra copertina, un altro articolo dove festeggiava i 70 invece. E niente, una cosa assurda. Praticamente la mostra non è visitabile, ma solo una parte che vi ho appena fatto vedere, perché nella sala sopra c'è un evento privato. E poi la ragazza mi ha detto, siamo pieni questa settimana di eventi privati, quindi non sappiamo quando è possibile rifar visitare la mostra, che tra l'altro finisce fra una decina di giorni. Ho detto, quindi sul sito non comunichiamo gli eventi privati, solo quelli pubblici. Quindi, strombazzata mostra fotografica, tra l'altro da quello che ho visto in quelle foto, molto bella, molto originale, di un personaggio enorme, grandissimo, tra le voci più belle della storia, attrice meravigliosa. E niente, perché ci sono gli eventi privati. Questa è la casa del cinema. Tempietto di Diana, sul viale della Casina di Raffaello. Però quando vedo sto tempietto, scusate, ma io ricordo, mi viene in mente solamente sballato, gassato, completamente fuso. Qui su Piazza di Siena invece stanno preparando le tribune, le tribunette, vedete, in legno, per l'imminente concorso ippico, storico concorso ippico. Vedete? Seppur sotto la pioggia c'è qualche operaio che sta sistemando, stanno ultimando i lavori per il concorso ippico. La puntata dell'ombrellino va avanti, vedete? Piove, una pioggerellina quasi britannica, però dà fastidio perché mi bagna gli occhiali, mi bagna tutto.
E siamo a Piazza di Siena, c'eravamo già stati, adesso vi racconto qualcosa, indovinate un po'? Location! Vedete? Le tribune, guardate che belle, tutte di legno. Per parlare di location, con SC, qui c'è la parata finale nei due carabinieri, c'è anche Fellini che gira Roma, dedicato proprio alla città, il generale dorme in piedi, la parata militare dove c'è Ugo Tognazzi protagonista. E poi il concorso ippico che viene a vedere Sordi nel boom. E la decima vittima, qui Mastroianni fa esplodere praticamente un suo rivale tedesco. Il barone von Rauschenberg si è ritirato. Che roba, ragazzi, suonano pure le campane della casina laggiù. Oh, raga, Villa Borghese ci si potrebbero fare 20 puntate, probabilmente le faremo. Una al bioparco, una al pincio. Questa è la Fontana dei Cavalli Marini. E questa parte di Villa Borghese, soprattutto queste fontane, come quella dei Mascheroni, insomma ce ne sono parecchie, sono state location preferite da molti film fantozziani. E non solo, con Paolo Villaggio. Qui ricordate forse, scena epica, infracchia la belva umana, arriva la macchina del commissario Lino Banfi che vede Fracchia proprio qui, la macchina si ferma e Banfi scende e praticamente scende dentro la fontana. Ferma, ferma, polizia! Ormai si... Ferma! Sì, però lo fanno, guarda. Eccoci qua, ve lo ricordo per l'ennesima volta, qui ci eravamo già stati, abbiamo già parlato di questo splendido lago, del tempietto di Esculapio, di chi aveva progettato questo meraviglioso posto, che è uno dei rari esempi di giardino all'inglese di Roma. Non si può non ricordare il nostro caro Apicella, il bellissimo Bianca di Nanni Moretti. E qui, assorto sulla barca, che legge un libro. E poi proprio da questa parte arrivano Vittorio Gassman e Anna Maria Ferrero nel Mattatore, un film bellissimo del 60. Vittorio Gassman regala l'anello ad Anna Maria Ferrero. Sì, una sciocchezza, con una pietra così grossa. Sembra vera, eh? Invece? Ma no, è fasulla, costerà 3.000 lire. E mi fai un regalo da 3.000 lire? Annalisa, non sei mai contenta. Se è vera è troppo, se è fasulla è troppo poco, ridammela, non ne parliamo più. Ma per che cafuna che sei. Piazzale Paolina Borghese. Laggiù è la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Qui ci sono le varie accademie, Accademia di Romania, Accademia del Belgio. Accademia un po' di tutto. Sono tornato qui perché qui già c'ero tornato, anche qui quando abbiamo parlato della galleria, guardate che bella, di John Wick, Keanu Reeves. Abbiamo fatto un bel giro dentro perché la scalinata che ci si apre è una scalinata famosa, famosissima. Allora, intanto anche qui lavori. Stanno mettendo su qualche evento estivo probabilmente, non lo so, lo scopriremo. Anche se qui una quindicina, 16 anni fa ci facevano i concerti. Qui proprio davanti a me, là, vedi il dito? C'era il palco e qui ci ha suonato gente come John Spencer Blues Explosion, Black Rebel Motorcycle Club, che forse erano la prima volta a Roma. Willy DeVille, il povero Willy DeVille, insomma, ci facevano i concerti qua, credo per 2 anni. Beh, insomma, comunque, questa scalinata qua sotto
credo che 40 anni fa fosse più pulita, più bianca, o comunque per esigenze cinematografiche l'avessero resa più bianca, sbiancata. Questa è la scalinata nel secondo tragico fantozzi della rivisitazione della corazzata Potionkin. Oddio, oh mamma, oh mamma, oddio. L'ombrellino l'ho tolto, finalmente, ha smesso un po' di piovere. Io sono ripassato qui alla casa del cinema, ancora rosico, rosico forte, perché non ho potuto vedere la mostra fotografica dedicata alla Streisand, e soprattutto per una causa, che un conto stai facendo dei lavori, ma lo dovresti comunque scrivere, dire, annunciare sul sito ufficiale. Ma non si è potuta vedere perché l'evento privato, e siamo pieni di eventi privati. E cazzo, scrivilo, no? Sul sito. Comunque, il viaggio non è stato a vuoto, perché qui, insomma, siamo in mezzo alla storia, storia vera di questa città. Beh ragazzi, con questo panorama, con Mr. Byron alle spalle, iscrivetevi al canale, non costa niente, ricambiamo, vi do dei consigli, vi iscrivete, basta col ditino, ok? Ci vediamo alla prossima, spargete la voce magari.